Rieccoci, ora vi spiego perché i pennelli, quelli sottili e appuntiti, sono molto importanti, perché noi dovremo ridisegnare il contorno dell'occhio per dargli quell'effetto dolce, dolce, dolce. Eccolo, piano piano, lentamente. Stiamo creando l'effetto visivo della nostra bambola. Gli daremo un occhio che sarà quasi vivo. Piano piano, con tanta pazienza e delicatezza, senza voler strafare, altrimenti il risultato sarà l'esatto opposto di quello che vogliamo noi. Allora, molto lentamente, cercheremo di dare vita alla nostra bambola, in modo delicato, perché tanto poi metteremo anche le sopracciglia, cioè, o meglio, le ciglia. Le sopracciglia le dipingeremo perché non dovremmo tralasciare assolutamente nulla per dare l'effetto vivo. Voi che ne dite? Piano piano, secondo me, sta già prendendo forma. Ah, dimenticavo, questo è un maschietto. Avevo dimenticato di dirlo. Ma poi la femminuccia sarà molto semplice, basterà fare delle espressioni proprio delicate. Ecco qui, questo è l'occhiolino. E adesso ci facciamo la sopracciglia, che darà un leggero tratto delicato alla nostra bambola. Voi che ne dite? A me piace già tanto. Forse sarò un po' troppo vanitosa, ma se devo fare una cosa, la faccio perché mi piaccia, se no faccio a meno di farla. Spero che siate come me anche voi, perché io ci tengo. Io voglio riuscire ad insegnare voi ad essere migliori di me e a realizzare delle opere che magari un giorno sarò io a dover imparare da voi. Perché è una cosa piuttosto normale che l'allievo diventi più bravo del maestro. Il maestro. Dipende chi è. Io sono una persona che ha una determinata passione e che vuole trasmetterla agli altri. Il mio scopo è solamente questo, quello di poter insegnare agli altri, che a loro volta insegneranno ancora ad altri. Anzi, se vi è piaciuto questo video, di cui ne seguiranno tanti altri, perché una bambola ci vuole tempo per realizzarla, ditelo alle amiche, ditelo agli amici. Io sono qui, e se avete qualche richiesta particolare, scrivetela, e io cercherò di esaudirla. Ecco, ora la nostra bambola è dipinta. Mancano solo le ciglia, quelle che avevo detto all'inizio. Queste sono le ciglia finte classiche, quelle che utilizziamo noi normalmente. Ne ho presa una e l'ho tagliata a metà, ottenendo due piccole ciglia. Allora, con della colla a caldo, noi andremo ad attaccarle in modo tranquillo. Faremo una riga di colla appena scende, ecco qua. Non vi preoccupate, tanto la colla quando è asciutta viene via, non è un problema. E utilizzeremo le ciglia dandole la forma, stando attente, È esplosa. lo so, stando attenti a non bruciarsi le mani, perché la colla a caldo è molto molto calda. Questa in modo particolare perché per aspettare tra pittura e colla si è scaldata molto. Questa la toglieremo dopo, non è un problema. Intanto diamo la forma arrotondata alle ciglia. Vedete? Vedete che l'occhio piano piano diventa sempre più reale? Seguiamo la forma dell'occhio arrotondato e diamo l'opportunità. Poi taglieremo le ciglia in modo che diventino più corte. Queste sono esageratamente lunghe. Però prima faremo asciugare il tutto.
Facciamo la stessa cosa anche di qua, facciamo uno strato di colla. Prendiamo la ciglia tagliata e la sovrapponiamo direttamente sulla colla. Questo farà sì che il lavoro abbia una durata. E se noi avessimo messo le ciglia solamente utilizzando la colla che c'è, quella per le ciglia che usiamo noi, non avrebbe preso così bene. O meglio, dopo pochi minuti si sarebbe staccata. Ma siccome vogliamo fare un bel lavoro, utilizzeremo la nostra colla, daremo forma alle ciglia e taglieremo quelle che sono in più, non appena sarà asciugato. Scusate, cane rispettoso. Allora, questo sarà più o meno l'effetto del nostro viso. Quella lezione che oggi finiremo non appena avremo incollato anche il naso. Allora, per incollare il naso che in precedenza avevamo cucito, metteremo, tirando giù il naso, un po' di colla e poi schiacceremo su. Faremo la stessa cosa nella parte bassa. Basta mettere una goccia di colla. Questo è il viso della nostra bambola, quasi finito. Dovrebbe essere un maschio, perciò le ciglia sono troppo lunghe e noi andremo a tagliare le ciglia. Ok, possibilmente dritte, così. Ok. Ecco qua. Ok. Eccolo qua. Adesso così già dà un'idea di quello che sarà. Visto, le ciglia ci sono asciugate e sono ben salde. Poi gli daremo le pieghe alle ciglia in modo che si alzino un pochino. Insomma, adesso da questo momento in poi dipenderà da quello che vorremmo dare noi come aspetto. Ecco, qualche ciglia. Esprimiamo un desiderio. Questa è la bambola finita. Vi piace? Anche questo abbiamo terminato. Perciò la nostra bambola è finita, solo per quanto riguarda la testa. Io vi propongo altre lezioni e se le volete vedere, venite nella mia pagina, cliccate mi piace, commentate e magari iscrivetevi, così non appena pubblicherò le prossime lezioni vi arriveranno le notifiche e potrete venire a vedere come terminare di realizzare una bambola tutta fatta da voi completamente a mano. Un'idea originale, no? Beh, io spero vi sia piaciuta la lezione. Per il momento vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao ciao!